Allora, raga, prima di andare a parlare della doppia trattativa che il Milan sta portando avanti per trovare il secondo attaccante da affiancare a Morata o comunque per fare turnover con Morata, dobbiamo andare a parlare delle cifre, del costo di Alvaro Morata, perché se fino ad oggi su questo canale abbiamo parlato delle sensazioni, del sentimento che abbiamo per l'acquisto di Alvaro Morata, ognuno ha detto la propria idea su Alvaro Morata, giusta o sbagliata che sia, dobbiamo andare anche a valutare le cifre economiche che questo giocatore costerà nei prossimi 5 anni all'AC Milan e fare anche su questo il nostro ragionamento. Ma prima vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare il pollice in su al benzinero. Come vedete, mi vedete con la felpa, non sono matto, sto sudando come un cinghiale, ma è per sponsorizzare il sito delle magliette, felpe, se vi occorrono magliette, felpe, che non costano troppo, perché come dico sempre io, non tutti possono permettersi 170 euro di maglietta, quindi se volete andate sotto al primo messaggio o mi scrivete in privato su Instagram, troverete il sito delle magliette. Se utilizzate lo sconto giù avete diritto al 10% di sconto, sono magliette fatte bene, vi arriva subito. Vedete, sono spaziali del Milan, ognuno poi se le prende delle squadre che più desidera. Detto questo, le cifre dell'acquisto di Alvaro Morata, se andiamo solo ed esclusivamente a vedere il costo del cartellino, è un affare storico, 13 milioni per un campione d'Europa. E questo è un affare perché comunque a 13 milioni non compri niente. E noi siamo andati a comprare la punta, titolare della Spagna, capitano e campione d'Europa. Quindi è stato fatto un'ottima operazione, se guardiamo solo i 13 milioni. Che piaccia o meno il calciatore, attenzione, e che serva o meno quel tipo di calciatore, però se guardiamo solo il punto di vista economico dell'acquisto del cartellino, ottimo colpo. Se però andiamo a verificare che Alvaro Morata al Milan costerà 5 milioni più bonus, quindi arriverà a 5 milioni e mezzo per 4 stagioni con opzione alla quinta stagione, se dovesse scattare l'opzione, al Milan in globale, comprese tasse ovviamente, costerà intorno ai 60-70 milioni. A perdere vuol dire che quando Alvaro Morata finirà il contratto, è a fine carriera e tu su questo giocatore non ci guadagnerai un euro. Per quello che dico, il giocatore che tu sei già di prospettiva forte, che può farti tanti gol, invece male che vada, se non lo puoi più, se non rinnova, cioè, lo puoi vendere. E questa secondo me è follia. Perché? Perché l'acquisto di Morata secondo me è un acquisto giusto. Prendiamo comunque un campione d'Europa, un giocatore serio, un professionista che può aiutare all'interno dello spogliatoio a crescere anche gli altri giocatori, ma per me un contratto di 3 anni era più che era il massimo che doveva fare il Milan, perché 32, 33, 34, 35, cioè noi rischiamo di dare 5 milioni e mezzo a un calciatore fino a 37 anni. Per me questa è follia. Con l'augurio, raga, che davvero, perché questi sono pareri personali. Poi, detto questo, Alvaro Morata da oggi è un giocatore del Milan, e io sosterrò e avrò massima fiducia in Alvaro Morata, e anzi sarò pronto a cantare le canzoni, sarò pronto a gioire ad ogni gol di Alvaro Morata, perché ogni giocatore del Milan va sostenuto con la stessa intensità. E quindi mi auguro veramente che Alvaro Morata arrivi al Milan, ci faccia vincere il campionato, ci faccia fare una grande stagione in Champions, una grande Coppa Italia, e ci faccia vincere il più possibile, perché alla fine quello che conta non sono le idee personali, ma sono i risultati che l'AC Milan deve ottenere sul campo. L'AC Milan quest'anno
non può permettersi di arrivare a fine stagione con 0 titoli. E quindi, se questa è stata la scelta societaria, vediamo se sarà la scelta giusta. E mi auguro davvero vivamente che lo sia. Detto questo, doppia trattativa del Milan per arrivare tra Abraham e Fulcrug. Attenzione, di contorno ci sono. Io ho letto un'indiscrezione su Milik, mi pare veramente una minchiata stratosferica, e una suggestione molto, ma molto interessante che è Duran. Ancora oggi io non riesco a capire perché non venga messo David, ma a mio avviso sono quelle cose che possono arrivare più in là, perché secondo me quando arriva ad agosto e si avvicina la fine del mercato, anche uno come David potrebbe vedere il suo cartellino scendere vertiginosamente, perché il rischio che incorre il Lille è di farlo andare via a zero. È per quello che, visto che ormai la prima punta l'abbiamo fatta, anche se sulla seconda scelta non ci mettiamo fretta, a mio avviso non è un grosso problema. Come abbiamo detto 100 volte, passiamo da veramente dalla cioccolata alla cacca. Cioè, Abra, prima dell'infortunio, non era neanche sto malvagio giocatore. Pagato 40 milioni dalla Roma, ovviamente la Roma vuole un Trentino che è impossibile da mettere sul mercato per un giocatore che ha avuto l'infortunio che ha avuto Abraham. Quindi un giocatore che io penso che non possa essere acquistato per più di 17-18 milioni. E comunque un giocatore che io non vorrei assolutamente prendere, perché è un giocatore ad alto rischio, perché se prende ricadute tu paghi un contratto e rimani con Morata e Jovic, poi è vero, è anche Okafor. Un giocatore che io ho sentito l'altra indiscrezione, non scambierei assolutamente con Okafor, perché Okafor deve essere l'alternativa a Rafa Leão e perché a oggi Okafor mi dà più garanzie di Abraham. Per quanto riguarda Fulcrug, raga, ripeto, se il Milan chiude il mercato degli attaccanti dandomi una coppia d'attacco Fulcrug Morata, è evidente che non era la coppia d'attacco che avrei voluto, perché volevo un bomber giovane, forte, ma la società ci dà in mano un'ottima coppia d'attacco completa, perché Morata è uno che lavora tanto per la squadra, mentre Fulcrug è un grande bomber, è uno che i gol li sa fare. Quindi un'alternativa per Fonseca e avere due attaccanti con caratteristiche diverse per un allenatore è il top. Quindi direi che potremmo dire di essere anche non completamente soddisfatti, ma abbastanza soddisfatti, quello sì. Capitolo Fonseca, lo sapete, e capitolo Fofana, sapete tutti, per me sarà una trattativa abbastanza lunga. Ci può stare che il Milan non voglia versare 25 milioni per uno che fra 6 mesi va a zero. È giusto che si tratti, tanto comunque quel giocatore fino ad agosto a Milano non arriverà avendo fatto gli europei. Quindi l'importante è non farselo fregare o comunque avere un'alternativa di livello nel caso che qualcuno sia pronto a dargli 25 milioni. Certo che perdere Fofana dopo che lo tratti da 1 mese e mezzo sarebbe follia, anche questa farebbe davvero arrabbiare i tifosi, giustamente. Vediamo quali saranno le novità. Io mi aspetto tanto in questa settimana, perché qualcuno ha detto che questa settimana veniva scatenata l'inferno, la tempesta dopo la quiete. Sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale.